Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Pirate World 3 e dobbiamo continuare con il diario dei sogni, come sempre. Allora, oggi dobbiamo andare contro Teach e completare un'isola di cui non mi ricordo assolutamente il titolo, perfetto. Ma partiremo con Teach e tutti quanti, o meglio, avete votato Barba Bianca e Kizaru, ma Barba Bianca ha molti più voti, quindi scegliamolo subito. Iberri no, è già al 50, Messi cosa fai? Di monete non ne ho, quindi andiamo così. Eccoci qua. Ah, c'era ricercato, non l'isola. Probabilmente no, ricercato avevamo detto che l'avremmo fatto poi. Dobbiamo andare a fare le due isole vicino a Barbanera. Ok, facciamo prima Barbanera, così poi lo sblocchiamo. Tra l'altro è tra le scelte Barbanera, probabilmente userò lui. Spaziamo via Barbanera, vai. Cioè lo stiamo eclissando da quanto siamo piccoli. Nico Robin, ciao. E Sangitto. Che bello! Tra l'altro, Nico Robin è tra le scelte del prossimo capitolo. Io vi odio quando fate così. Come fate? Siete veggenti, veramente. Ok, qui è tutto a posto. Eroe, corpo dell'eroe, forza dell'eroe. Andiamo. Una bella risata, Barbetta. Vai così. Sbacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Guarda quanta bella gente. Vai Nico Nico, adesso facciamo il signor Sanji e poi lo leviamo e lo teniamo te per tutto il resto dell'incontro. Vai. Signore là in fondo, venga qua. No, non è venuto qua. No. Non l'ho visto che non era... Cioè, pensavo fosse a terra. Di averlo già colpito. Non ci arriverò mai fino a là. Venga, venga. Penso io a lei. Ecco, madò, è curiaceo questo uomo. È immortale. Ti distruggo la vita. Ok, ma questa gente, scusate, sparite. C'è gente di là. Di là. Abbiamo già caricato gli attacchi speciali. Ora ne spammo uno. Kobe, mi dispiace, ma tu ti pigli questo. Piccolo grande uomo, tu ti pigli questo. Ecco. Mamma mia, sono forti veramente. Siamo arrivati ad un livello di difficoltà, o meglio, siamo arrivati ad un livello simile al nostro, perché fino ad ora noi eravamo al 50 e i capitoli erano tipo al 20. Probabilmente si è alzata la cioè si è alzato il livello dei vari capitoli. Yeah! Forse mi sbaglio, non lo so, io l'ho shottato, cioè io ho tolto mezza vita con un attacco normalissimo. Ma va bene così. Ho preso il capitano, sì che l'ho preso. Ok, Sanji, no, non lo attiverò qui perché sono abbastanza lontano da un territorio, ecco. Perciò rischio di sprecarlo male, meglio non farlo. No, 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 fermo lì tu. Ma, muori? Ok. Lo attiverò qua. È arrivato Buggy Creek. Quando arrivano Buggy Creek, fanno come signor Jabura, fanno finta di essermi alleati e poi me la mettono in quel posto. Quindi io non li aiuterò, si arrangeranno. Vinca chi vince, chi se frega. E loro si litigano un po' tra di loro. Tu vai là, gli aiuti e poi ti si ribellano tutti, tipo. Ecco qua. Aiuta Buggy Creek a sconfiggere il mio. Che si arrangeranno Buggy Creek? Che facciano? Io faccio i fatti miei, no. Magari non prendendo il muro, grazie. Andiamo Robin, andiamo a farci i fatti nostri. Che se ne frega di Buggy Creek? Che muoiano. Andiamo, andiamo. Ma voi altri? Ecco qua. Questi grandi 360 incredibili di telecamera. Di telecamera, ovviamente. Molto utili. Ecco qua. Ho già caricato Robin? Ok. Rotea, rotea! No, ho sbagliato attacco. Ho sbagliato tutto. Qua, roteo qua. Rotea, rotea! Yes! Aia, mamma mia, ho conquistato con un attacco veramente. Sì, vabbè, ho capito, vado ad uccidere Mihawk. Perché se aspetto quei due conigli che ci arrivano, passa Natale dell'anno prossimo, cioè voglio dire. Guardate quanto tempo ci stanno mettendo. Ho capito, vado, guarda, sto arrivando io dai chilometri, sto arrivando prima di loro due, guardali. Ma fanno apposta, fanno un passo avanti e 85 indietro, così non arrivano mai. E non devono sfidarlo mai Mihawk, che in realtà hanno paura. Ecco qua. Quanto poco male però. Dov'è che cade? È caduto di testa. Cioè è morto cadendo.
stavo caricando l'attacco per farglielo bello potente, ma è morto. Mi è venuto un piccolo infartino, forse. Guardali, beh, questi due barboni del cavolo. Ma io vi distruggo tutti, guarda, siete dei barboni. Ecco qua, che inizio missione, ti è finita. Maledetti, vigliacchi, traditori, marrani. No, scusate. Andiamo, andiamo a non sprecare la nostra furia, va. Tra l'altro l'ho già sprecata, non so perché l'ho attivata là, perché... non lo so. Ho visto tanti bei puntini e poi sono spariti tutti in un secondo, però mi è stato quello. Via. Vai, vai, vai. Ma contro un muro, perfetto. Perfetto. Certo che vedere Sanji dire pugno è qualcosa di bruttissimo. Fategli dire piedo piuttosto, non fategli dire pugno. È noto a tutti che Sanji tira grandi pugni lui. Ha i grandi pugni nelle mani. Questa è una cosa proprio nota a tutti. Io non ho un altro alleato del nostro, Sanji e Robin. Roteo, roteo! E Barbetta Nera, dovrei aspettare perché io... A parte che non è cambiata la musica, non è il boss finale. Vieni qua, Ticcio! Sconfiggo Ticcio, sconfiggo Ticcio! Yeah! Dai, cattivo anche il potere dell'eroe, forse. Eccolo qua. Andiamo, Nico Robin. Spamma manine. Vai. Spamma manine. Presa, presa. Ti è. Maledetto. Ma io, perché io attivo sempre la furia quando sono lontanissimo da territori da conquistare? Così la spreco tutta facendo strada così, a caso. Corri, Barbetta. Meno male che non sei come Jinbe, ma sei veloce, così possiamo fare... È vuoto. E va bene, io ho fatto chilometri di corsa facendo ammazzare Barbetta per la corsa e poi il territorio è vuoto. Cioè, ho preso quattro cretini là in fondo e basta. Ma voi, entrare no, vi stufavate ad entrare, eh? Che miseria, voi apparire prima no, eh? Maledetti! Gente inutile! Vi distruggo tutti! Chi è? Chi è? È arrivato anche il signor Waffle! Perché? Oh, è arrivato! Andiamolo a prendere! No, muro, muro! Ok. Andiamo a prendere Waffle! Annibal! Ciao! Aspetta, fermi tutti, devo scegliere. Perché Waffle non lo voglio mai in squadra. No. Quanta gente è apparsa. Allora, Waffle, vieni qua. Tu devi morire in frettissima. Ti è. Mamma mia. Ok, è morto in frettissima. Ah, no, c'è un Haki. Fermi tutti. Vabbè, lo lascio lì, sia mai che ci ripasso. Usiamolo, usiamolo. Mi ricorderò mai che è vicino al territorio centrale, ma fa niente. Di là, di là, di là. Corro, corro, corro. Corro, corro. Devo correre, correre di più. Veloce, Barbetta. Accelera. Dai. C'è Robin che intanto si sta facendo la manicure, probabilmente è ferma qui che non fa nulla. Ah, sono tutti capitani di mestirali questi. Tra l'altro che si sciottano malamente, ma va bene così. Se ce la faccio, non ce la farò. La sparo qua. C'è un po' di gente. Volevo arrivare all'altro territorio, ma non ci sarei arrivata mai. Ecco qua, giganteschi stomp. Vado a prendere l'Haki, che era nel territorio centrale, vero? Spero. E poi vado su. Sconfiggi Mr. Tree e compagnia o Annibal. Allora, sconfiggerò... Mr. Free con chi era? Era con Albida? Che non mi ricordo più. Non era qua Haki, eccolo, si infatti. Mamma mia, la mia memoria. Per una volta non ha fallito, grandissima. Vado, vado. Andiamo, Sanji. Andiamo. Corri, corri. Andiamo, Sanjito. Perché non vedo nessuno? Dovrebbero esserci eserciti a non finire. E chi uccido io? Albida o Mr. Free? Vai. Mi spiace, Mr. Free, ma se non avevi Albida avrei pensato anche di uccidere Annibal. Ma con Albida mi dispiace tantissimo, ti è.
proprio mai. Esatto, ma mai proprio, ma assolutamente no. Vieni, vieni, Elvida, buona lì tu. Non portarmi da Hannibal per farmelo sconfiggere per sbaglio, vieni, vieni. Questo è il tuo destino, prenderti grandi campi de Flores in faccia. Piglia qua. Ecco fatto. Tiè, te lo meritavi. Tutto. Per ora te la do vinta. Contro Barba Bianca. Ok. Vai, resisti, resisti. No, Patum, per un istantino. Vabbè. Ora arriverà anche Hannibal. Dovrò cambiare... Che due scatole? Non c'ho voglia di cambiare Hannibal. Cioè, Nico Robin per Hannibal. Che due scatole? Eccolo. Hannibal, muoviti, che così ti butto via subito. Direttore Hannibal, guardalo, beh. Pallone gonfiato. Capitano dei pirati giganti. Allora, vediamo dove vanno i nostri compagni. Usiamoli da bussola. Da Tommy Tommy. Ecco qua. Dove stanno andando? Stanno venendo qua. Ma qua non c'è. Ci sono io, qua non c'è. Perché sono venuti qua? Forse stanno... Allora, seguiamo quello più sotto, che è... Amico Robin. Chi devo seguire? Devo seguire Robin, basta. Me ne devo fregare degli altri. Andiamo, Robin, dove stai andando? Dimmelo. Stai andando qui? Ti precedo, spero di aver fatto giusto. Stai andando qui, vero? Dai che stai andando qui, lo so che stai andando... Non stavi andando qui. Dove stavi andando, porca miseria? Dove state andando? Ditemelo. Del territorio là in alto vado? 4 minuti, non ho 1000 anni. Non posso farli passare tutti i territori. Vediamo se sono diretti qua. Lo so, Robin mi sembra abbastanza confusa. Sì, erano diretti qua, ok. Ma cosa vuoi tu? Vieni qua, ti è. No, 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 no. Patume. E allora io faccio così. Saluti. Perfetto, si impari a colpire il signor Barba Bianca della morte. O come mi ha fatto notare qualcuno, signor Baffo Bianco. Effettivamente non ha barba, Barba Bianca, ma ha baffi, ma fa niente. Chiamarlo Baffo Bianco è un po' bruttino, diciamo. Ah, io ho già S, perché sto inseguendo i territori da conquistare? Ma chi se ne frega, ma fermiamoci. Facciamo i bulli. Sopra. Arrivo, Ticcio. Eccomi. Se me non ho voglia di sfidare Ticcio con Hannibal, dai. Ma perché devo fare queste cose? Ecco qua. Peglia. Mamma mia. Vai, Hannibal, fagli malissimo. So che sembra strano dire questa cosa, ma fagli malissimo. Ho fatto close. Non me lo farai mai più. Noguragura è più forte dei tuoi due frutti messi insieme, barbone. Barbone. Maledetto schifoso. Anzi, ora ti regalo anche un viaggio gratis sulla luna. E non ho chiamato Hannibal, fa niente. È vivo ancora. Sei resistente, questo te la devo concedere. Sta cosa te la devo concedere. Al volo. No, me l'hanno spostato. Vieni qua. Ti prendo. Ti prendo. Prendilo. Non l'ho preso. E non tornare mai più. Mi fermerò qua. Perché devono fargli dire 8 milioni di frasi a fine partita? Fategli dire una roba più corta, cioè non lo so. Fly. Guarda Crick come scappa. Guarda Crick come scappa. Ma che abbiamo lasciato qui a destra, ragazzi? Che mi sono dimenticata di sbloccare? Perché ci sono due territori? Perché non abbiamo fatto queste due cose? Perché,
che mi accorgo ora di non aver fatto questi due livelli? Cos'è successo? Va bene, ok, li faremo. Eppure ero convinta di averli fatti. Cos'è successo? Vuoi vedere che ho caricato salvataggio sbagliato, paletuola? Adesso poi ci guarderò. Allora, per questo capitolo mi avete consigliato di fare, dato che non ve li ho letti prima perché sono una persona orribile, Teach, Brooke, Perona e Robin. Allora, io vorrei usare Teach, però anche Robin. Visto che hanno tutti un voto e devo scegliere io avrei votato Robin. Quindi vado a prendere Nico Robin. Ecco qua, ho preso Nico Robin dei 2 anni prima della Baroque Works, tra l'altro, come Miss All Sunday. E la metterò... No, mi avete chiesto di metterla in quella di più di 100 milioni. Ok, avrei voluto metterla in quella di meno per sfidare gente più forte. Ma tanto sto gioco è facile tutto, quindi... Non ha difficoltà, quindi non cambia nulla. Vergo. Mentre abbiamo in squadra Moria e il Pacifistas. O orso, sarà orso più che il Pacifistas. Niente monete. Le abilità sono tutte a posto. Ok, cresci con Barry, no, perché è già 50, ok. No, no, metti il cappellino, che bello, vai. Mi metto sempre i cappellini, a parte quello di Sabo, perché sennò corre con una mano in testa e mi fa uno schifo tremendo, ma gli altri li metto tutti. Sono belli i cappellini. Danno un loro stile. Sto shottando comunque tutti, anche se Nico Robin dei 2 anni prima. Volevo fare una roba un pelo più difficile, ma non sta funzionando mai. Aia, non è vero nulla, non ho sentito niente, non sto sentendo niente. Vergo, sei una caccolina, Vergo. Vergo, stai buono con questa roba bianca. Buono lì, Vergo. Vieni qua, fatti prendere, fai il bravo, fatti prendere, bravo. Ecco qua, pacifista, fai le robe... Guarda che non è lì, pacifista. Cosa fai? Ecco, bravo, pacifista, così devi fare. Tuffa bomba su Vergo, bravo, pacifista. Allora, qui dovremmo avere la difesa... Non abbiamo la difesa, abbiamo il crunch. Ok. La difesa ce l'hanno i 2 anni dopo. Stanno tirando incredibili palle di cannone, perché... Basta! Mio Dio, io vi detesto! Dannati cannonieri incredibili, morì! Ma non erano qua? No, erano ai lati, veramente? Muori, 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 aia, muori! Cannoniere inutile! Sconfiggi il nemico diretto, non l'ho visto mai, aspetta, devo andare a sconfiggere Sentomaru! Sentomaru! Non saltare, Sentomaru! Spazio, spazio! Buoni di tutti! Ma scusate, ma la gente è spawnata nel mio territorio, come faccio a fermarla? Ma ti ho preso! Pensavo di aver preso Caesar. Forse non posso prendere Caesar. È perché è gassoso. E quindi può essere che non possa fargli il grab perché è gassoso e quindi... Ce l'avevo davanti, avrebbe dovuto prenderlo. Dovrebbe dare priorità ai nemici grossi, quella roba lì. Grossi, quelli imponenti. Mamma mia, mi sto capendo un tibero. Però Sentomaru sta prendendo danno, quindi va bene così. Ecco qua. Chi è qua dietro che sta andando nel mio territorio? Chi è? Caesar. Caesar, ma non ti posso aggrappare a te? No, non è Caesar, è il capitano, ok. Ah, Caesar è alleato. No, Caesar non era alleato, ne sono convinta. Dovevo scegliere, ok. Fermi tutti, sto facendo casino. Allora, dovevo scegliere tra due. Quindi potevo aggrabbare. Perché non ha aggrabbato Caesar? Questa cosa non mi farà dormire la notte. Questa cosa non mi farà dormire la notte. Chi è che sta andando nel mio territorio? Wait. Wait. Fuori tutti. Questa è casa mia. Delphinium. Chi è? Ecco fatto. Al limite, ma l'abbiamo protetta a casa nostra. Guarda che brutto che è Moria. Sei orribile, Moria. Ah, e vedi? E prima era cattivo Caesar, quindi era aggrabbabile. Quindi perché non l'ha aggrabbato? Queste domande dell'esistenza proprio. Vabbè, niente. Forse non si può veramente fare perché lui teoricamente non le ha le gambe. Questo è il punto, cioè è gassoso. Vedete, come faccio a fare la presa in quel posto se non ha quel posto? Cioè, come fa a vivere se non ha quel posto? Scusate. Questa cosa ci ho pensato solo ora. Va bene, non facciamoci queste domande alle 8 di mattina, Messi, per favore. Prendiamo un altro argomento, magari un po' meno aulico. Allora, Moria, ciao. È apparso qualcuno qua a lato, sempre diretto a casa mia. Ma porca miseria, devo raggiungerlo. Lo intercetto, passo a lato. Passo qua così lo intercetto. Sì, lo intercetto. C'è solo lui, vero?
e lo grabbo malissimo. Josu, vieni qua, fatti grabbare. Adesso ti devo... No, scusa, è fallito il mio grab, deve andare a segno, cioè, no. Scusa, devo shottare qualcuno. Insomma, non mica capito io. Sono gli attacchi che shottano perché non vanno a segno, non mica capito io. Ah, guarda, mi ha regalato del Lucky. Grazie, Josu. Ma sei sempre il migliore, grazie mille. Oh, chi è? Va bene, facciamolo qua. Yeah. Ecco fatto. Mamma mia, il bordellissimo. Fatto bene a farlo qua, è apparso un casino di gente. Vai pacifista, fammi manine, vai. No, scusa un attimo, chi è apparso? Ha iniziato ad attaccare spiaggia. No. Perché mi fanno apparire la gente dentro casa? Non ho capito. È casa mia, venite fuori. Perché mi fate correre avanti e indietro? Devo fare anche le kill e le kizuna kill. Come faccio a farle se devo ogni secondo devo tornare indietro a difendere casina? Moria, orso, perché voi non difendete casina? Fatemi capire, perché devo sempre tornare io? Non capisco. Grazie mille. Potevate anche difenderla da soli. Cioè, c'era solo un capo dei miei stivali. Moria, no, levati, Moria. Che cosa... No, Moria. Mi hai spaventato in modo brutto. Che cosa orribile, Moria. Non farlo mai più. Aumentiamo le nostre tali. Sì, Nikoromin già da bambina praticamente aveva 100 milioni di berry. Non proprio, ne aveva 79, ma comunque siamo lì. Aveva 8 anni e 79 milioni di berry d'Italia, ma va bene così. Ecco qua. È arrivato Crocodile. Ed è il boss finale? Yeppa, e noi siamo così messi male con le... Che per forza mi facciano tornare tutto indietro. No, Moria, no, Moria però. Non vedo un tubero. Tu, ma... vabbè. Non lo attiverò mai più Moria come alleato. Ok, dato che non è diretto da nessuna parte, me la prenderò comoda. Devo conquistare tante cose e chiamare tanti alleati. Perché purtroppo abbiamo veramente un punteggio basso. Molto, molto basso. E non ditemi che è perché ho scelto Nikoromin di 2 anni prima. Perché guardate, fa malissimo. Cioè, non dite bugie. Lo so, io le sto sentendo le vostre bugie. Non le dite. Nikoromin è fortissimo anche di 2 anni prima. Sciotta comunque tutto, sciotta. Cioè, non pensateci proprio. Il potere dell'eroe. Kaizokuni. Ma Kaizokuni cosa? Rufi Kaizokuni, tu no. Questa roba... Ah, è Coso. È Coso che fa quella roba azzurra. Quel fuoco azzurro. Signor Caesar. È Coso. Molto bello Coso di Caesar. Ecco. Va. Conquistiamo. Abbiamo quasi le Kizuna Kill, ma abbiamo pochissime uccisioni. Questa cosa è stranissima. Sì che ho conquistato 4 territori, porca miseria. Direi che ne ho abbastanza, no? Di territori conquistati. Non è proprio apparsa gente, probabilmente. Mamma mia, si dritte. Abbiamo conquistato, no? Perché deve arrivare il capo. Dov'è il capo? Dov'è? Eccolo. Presa sul capo. Addio. Saluteggi. Black box. No, ma vai via tu niente black box. Tengo Caesar. L'uomo senza attributi. Letteralmente. Non funzionano le prese su di lui. È per quello che non funzionano le senza attributi. Ecco qua. Via. Mamma mia, ma devo uccidere ancora un casino di gente. Cioè, dobbiamo fare 2400 uccisioni, siamo 1800, dai, che palle. Perché non arrivano sti nababbi? Forza! Yeah! Non lo farai. Grazie, Caesar. Vedere il tuo gas è sempre bellissimo. Bravo, Caesar, bravo.
Ma non posso andare da lui, devo conquistare anche questo qua. Cioè, ormai ho conquistato tutta l'intera mappa e sto solo a 1900 uccisioni. Ma è qualcosa di stranissimo. Ma Raffaele, bravo, non mi venire davanti, non mi fare prendere spaventi, perché sono arrivato conquistato con un attacco pattume. Un attacco fatto. Non ho ucciso nessuno, non ho ucciso. Questo a prova che non sta apparendo gente mai nei territori. Una piantala questo Kaizo Kuni. Non lo farete. Grazie Cesar per avermi spammato smile in faccia, grazie mille. Vabbè, non c'è tanto da fare qui, dobbiamo solo aspettare che esca gente, ucciderla e sperare di arrivare a 2400. Ci siamo quasi, va bene, ora posso andare dal signor... Chi era apparso? Non mi ricordo neanche più chi era apparso. È passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche più che è apparso Crocodile. Credevate che mi fossi dimenticata, invece no, me lo sono ricordata. È apparso Crocodile, adesso arrivo là e c'è qualcun altro che così ha fatto il fail della giornata. No, no, è Crocodile, ne sono convintissima. Che si prenderà un bel grab di Nico Robin. Ah, però ha la vita divisa. E allora si prenderà un gigantesco umano. Non è vero, si prenderà un Sienfleur, perché Nico Robin di 2 anni prima, che comunque gli ha shottato tutto, va bene. Ah, giusto, devo fare le Kizuna Kill, cosa sto facendo? Non fare pazzie, Messi, adesso che hai tutta sta fatica, se poi non prendi S ti picchio. Mi autopicchio. Ecco qua. Ma stai buono lì, che tanto io spammo le manine anche se sei di schifezza sabbiosa. Ecco fatto. Dai, leva quella barretta, levala, levala, levala. L'hai fatto? L'hai fatto? L'hai fatto? Bravo. Mi unisco ai saluti del pacifista, addio. Ecco qua. Mister Zero, tanti saluti. Dai, sono un po' veggente anche io. Ho scelto Nico Robin e c'era Crocodile. Mi Soul Sunday contro Mister Zero, dai. Un pochino, poco poco. Appena appena. No? Va bene. Ecco fatto. Allora ragazzi, io ero convinta di aver fatto queste due isole, non chiedetemi perché, ma in realtà non le ho fatte. Quindi nel prossimo video faremo il signor ricercato, ovvero Creek, e poi scegliete voi se volete fare, se volete battere prima Kuzan qua a destra, oppure in alto a sinistra c'è il signor Akainu. Scegliete voi chi dei due volete sconfiggere, lasciatemi un commento con scritto anche con chi li volete sconfiggere. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi anche un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!